alleluia, 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 la candela è bella e... Cosa fu? Ma che stai facendo? Cantavo l'alleluia. Stai rovinando la cerimonia della candela. La cerimonia. Il faro della luce, della vita, della bellezza, la candela. Che bella che è la candela. Che bella. La cerimonia e la candela, a me non ne hai fatto niente tutta la mia vita. E manco quando compi gli anni ti caghiamo. E del resto la candela è vita, la luce del Signore. Ragazzi miei, ben ritornati su Raft. Oggi siamo in viaggio verso l'isola definitiva Temperance, se non ricordo. È questa qua? No, no, non è questa. Bisogna superare questa. Andiamo su questa? Però ci andiamo, perché ho sentito dire che le nostre provviste di cibo scarseggiano, per cui c'è bisogno di un po' di cibo in più. E poi c'è bisogno di fiori, perché devo costruire sulla nostra zattera, ragazzi, un progettino, una cosa romantica. L'Oreale? Sì, sì, sì. Che L'Oreale, carino, ti L'Oreale. Posso aiutare? Sto facendo un sacco di fiorellini. L'Oreale, una cosa floreale per una persona. Per una persona speciale. Una persona speciale e romance. Romance. Allora, prendo un pochino di fiori da qui. Poi li ripianto però, questi. Li ripianto io, non ti preoccupare. Eh no, li ripianto io perché stai secca, perché devo togliermi i semi dall'inventario, altrimenti poi è brutto, che vado in giro con questi semi. Metti nella cassa. Stai zittina, che poi quando vedrai quello che voglio fare sarà meraviglioso. Li innaffio io, questi sono belli. Aspetta che pianto anche questo seme bianco meraviglioso. Ecco qui, uno più bello dell'altro. La zona Lion! Adesso basta. Io ho evoluto le mie chiappe enormi lardellose e ora posso fare un sabercibile. Quindi o mi dai del cibo immediatamente oppure me ne vado sott'acqua e non mi vedi più. Ciao. Ciao. Hai parlato un'ora, hai detto un sacco di cose. Beh, vai via, me ne frega nulla. Piuttosto mandate i motori indietro qualche metro, che devo fare. Aspetta, un blocchettino qua. Posso scendere piuttosto qui? No, mandate i motori indietro un attimino, che devo fare un attimo qua. Lo faccio io. Ecco, vedi, devi sbrigarti anche. Che cosa vuoi? Servono le angurie e le ananas, non ne capito, abbiamo mai un attimo, più. Ho capito. E anche i fiori gialli. Adesso le andiamo. Basta, Alex, basta. Va bene così. Calala ancora un'altra volta. E calala. Fermi i motori. Ferma i motori. Bravo, sì. Del resto sei comunque molto, molto inferiore alla candela. Ma questo è naturale. Ma del non resto. È possibile. Sono sicuro che questo ormai lo sai. Sono sicuro che ormai sì, sei ormai consapevole. Ho capito, mi entro nelle vene. Del resto non sei proprio della stessa risma della candela. Sai, anche i ragazzi a casa adorano molto la candela. Ho ma visto che sì, mai. C'è un fan club nei commenti. Dicono. Vero, come la si candela chiama? Fan club della candela. Ma è giusto, non esiste un fan club per Alex. No, assolutamente non ce n'è fan club per Alex. Per fortuna. Possiamo andare grazie. Sull'isola e mangiare. No, non puoi mangiare, ti fa male, diventi grasso. E poi hai dei problemi, perché qua in mare bisogna essere magri. Hai capito? È importante essere magri nel mare. Non è vero, le mie chiappe mi piacciono belle e lardellose. No, le tue chiappe non mi piacciono mai. Né lardellose, cosa? Né magre. Fai schifo lo stesso, mi dispiace. Che bella ringhiera, meravigliosa ringhiera. Questo bella, progetto, ragazzi, sì. Un progetto, questo qua è romantico per una persona, l'ho già detto, speciale. Però andrei a prendere, visto che ci siamo, anche qualche altro fiore sull'isola. Quindi Anna, andiamo io e te. Nel frattempo, che bello. Servitore? Servitore, c'ha un nome, Servitore, qual è il tuo nome, scusa? Alex. Calex. Amico migliore di Lion. No, Alex. Pallex. Ma che Pallex? Oh! Strecatto azzurro? Ma vado via, mi sto andando. No, ma tanto non hai un posto dove andare. Non ti vuole il mare, ti ributterebbe indietro. Quindi ragazzi, comunque abbiamo il tempo che ci piace, perché non è che dobbiamo correre verso l'isola finale così. No, ogni tanto bisogna anche goderselo il viaggio. È bello, poi è bello anche costruire su questa zattera, che le altre volte che giocavamo lo facevamo poco. E invece questa volta ci stiamo dilettando a costruire e anche a mangiare, abbiamo un sacco di cose. Dobbiamo arrivare ad avere... Mangiare soprattutto, Lion! Silenzio. Dovremmo arrivare ad avere il calderone funzionante, quindi dovremmo trovare le banane e altre cose che si possono usare lì. Sì. La frutta la vuoi prendere tu o la posso prendere io? No, io ho già preso. Alex, vieni subito qui. Lion, ti prego, non mi devi mangiare, allora, sono lento. Questo... Cos'è, un cocco? Non toccare, non è per te. Ma me l'hai dato? Non è per te. Hai detto vieni qui? Te le sto dando perché le devi portare di là. A dove? Dai zitto. Allora, c'avevo anche dei cocchi, mi sa forse erano... Cosa ti ho dato, i manghi o i cocchi, scusa? I manghi, tra i manghi. Manghi, va bene, i manghi, ma è...
Tienimeli. Guarda quanto sono lento. Quanti sono? Quanti ne sono? Sono tre. Ah, no, no, scusa, due. Sono tre. Sono tre. Sono tre. Mannaggia. Non li mangiare, sai. No, li ho messi via nell'inventario. Tre manghi. Dove devono stare? Perché tu non puoi mangiare i manghi, giusto? Sì, non li posso mangiare. Cosa puoi mangiare tu? Niente. Alex, vedo della rabbia nella tua voce, mi sembra, No, non ma è certo vero. Che può mangiare. Può mangiare il pampo. Il pampo è buono. Sai il pampo per me. Pampo e gli avanzi. I avanzi buonissimi, però al momento te ne hai lasciato la di avanzi. No, non ce n'è. Ah, finiti. Li ho dati alla candela. Cosa? Anche se non se li mangia. Perché la candela non mangia roba così. E che ce ne fa, scusa, al bagno? Se fa il bagno negli avanzi. Cosa? Tu. Perché le ho detto che era roba tua, allora dice: piuttosto che darla da mangiare ad Alex, lasciamolo morire di fame. Benvenuto pure il singhiozzo per colpa della candela. Ah sì? Eh sì. Ci mancava, oggi. Il singhiozzo ci mancava. Guarda, ti prego, non vieni a mangiare, guardami, sto troppo lento per fare le cose che mi chiedi tu. Anna, vieni a vedere. Cosa? Assolutamente arrivo, mamma mia. C'è Alex che sta morendo. Vieni che è bello. Devo vedere Alex che muore. Vabbè, è sempre bello. Oh. Ma lo vediamo sempre che Alex, lui intanto fa... se puoi rimettiamoci in viaggio. Rimettiamoci in viaggio. Assolutamente sì, capitano. Tra mezz'ora quando arrivo al timone ci penso io. Sì, sì, fai quello che vuoi. Non me ne frega nulla di te, della tua vita. Grazie. E delle tue tristi e misere avventure. Intanto ragazzi, qui siamo in grande ed ottima velocità nella finalizzazione di questo posto miserabile e meraviglioso per la mia persona speciale. Mamma mia, sono curiosa. Ma che cos'è di preciso? È un posto romantico. Ho buttato qualcosa, ma non ce ne frega niente. Sicuramente non era roba importante. Quanto manca a finire? Sono curiosa. Quasi fatto, è quasi fatto. Allora, mettiamo queste due scarpe così. Qual è il tuo colore di fiore preferito, Anna? Quello blu. Quello blu è un sacco bello. Un sacco bello quello blu. Però questo qua ma io non ho il fiore. Io ho solo i petali, mi sa. Vieni, tieni, ho gli semi. Devo mettere, devo proprio piantarli. Grazie, sì. Anna. Gentilissima. Ecco, infatti, adesso questi cresceranno, diventeranno meravigliosi. Meravigliosi. Come vuoi, come vuoi. Intanto io finalizzo qui. Ecco qui, questo per. Perché hai messo 2, 4 la candente? Mia meravigliosa donna bellissima. Sì. La candela. Cosa? Cosa? La candela. La candela. Ma stai scherzando? È per... candela. La candela. La candela. Ma ti ha cancellato il cervello la candela. Stai zitto, pote. Oh. Cosa? Allora, ti ho dato anche le mie scarpine. Ti ho detto il mio fiore preferito. Ma tu pensavi che era per te? No. Oh, porca miseria, ragazzi, abbiamo fatto un danno. Aspetta, no, ferma, ferma. Colpo di scena. Guarda, Anna. Anna, vieni qui, Anna, vieni qui. Schiavo, vai a controllare quanto manca per l'isola. Anna, vieni qui, guarda cosa sto facendo, vieni a vedere. Vieni a vedere, Anna. Anna, sto rimuovendo tutte le stupide candele per te, guarda. Tutte tolte, hai visto? Cosa che per Alex manco per le balle avrei fatto. Infatti, non hai mai tolto la candela per me, anzi, gli dai sempre più cibo di me. Ecco qua, le candele tutte buttate oltre mare, non si vedranno mai più. Ah, meraviglioso. Vieni, Anna, vieni. Molla quel coso. Molla quel coso. Mettilo giù, vieni a vedere. Vieni, dai, era uno scherzo, Guarda che qui è per te. Come no, guarda. Mo togliamo il tavolo che non serve perché a te non piacciono i tavoli, ti piacciono le poltrone. E guarda cosa ti mettiamo a te, solo a te. E non a quel roito di Alex. Questo è l'angolino di Anna. Guarda qui. Per me. Per te, mica per la candela. Hai visto Alex per Anna? Grazie. Dov'è il mio angolino? Non c'è per te, non c'è niente. Ancora perché che non hai capito. Non c'è mai niente per me. Mettiamo anche due sedie, Anna, per adesso gli ospiti. Cioè, stai zitto, che fai schifo. Non ti ama nessuno. Non ti ama nessuno, no, non ti ama nessuno. Oh, anche ottima scoperta. Mamma. Soprattutto lei, poverina. Ah, okay. Così tanto tempo che ha condiviso con te, possiamo comprendere le motivazioni del suo non amore, Oh mio Dio, Anna, guarda che meraviglia, ti piace? Che bello, grazie. Sei contenta adesso? Un tappetino. Un tappeto lo mettiamo, certo.
Oh, sì. Abbiamo l'angolo di Anna, l'angolo della candela. Mo ci manca soltanto l'angolo di Alex. Non ce n'è angolo di Alex. C'è quello di Lion, semmai. Lion, ma tutta la zattera è di Lion. Vabbè, però. E non è abbastanza. Scusa, cosa fai? Non c'è un angolo di Lion pure? È giusto, però posso entrare nell'angolo di Lion? No. No. Allora di non Lion. Accetto. Allora puoi entrare nell'angolo di Alex. Dov'è l'angolo di Alex? Non c'è. Esatto. Esattamente, l'angolo di Alex non c'è, non esiste e non esisterà mai neanche. Ma facciamo un angolo di pattumiere, quello chiamiamo angolo no, di Alex. No, no, dai, voglio un composto nel mondo. No. Non merito nulla. Non meriti nulla. Oh. Guarda Anna, guarda Anna. È finito. Sì, vieni a vedere. Che bello. Guarda, è meraviglia. Tappeto. Anche che qua bello. C'è un altro tappeto. Così ti tiene al caldo e all'asciutto. Ma anche. Hai messo anche lì. I libri per Anna, eh? Che bello che l'angolo bello. Di Anna. Alex, bravi, dai, un giorno. Oh, yeah, yeah. Oh, cosa hai detto? Cosa? Lo dico di brutto. A me non fate mai niente. Ribellione, sciopero. Molto giusto. Natura, ti sei, no, ti sei no, tirato no, nei guai. Scherzavo. Che cafone. Mo è finita per te. Il tempo delle mele è finito, fratello. No. Prego. Vieni. Che stai facendo? Andremo non molto è un molto bello lontano. Scherzo. Forza. No, quanto vai lontano. Molto lontano, Alex. Tu non vedrai non l'isola finale, resterai qua nella tua zona lontana. Lion! Sì. Mandalo via. Fortissimo. Cosa proprio. Ha fatto? Cosa ha fatto? Chi? Lui. No, lui niente. E allora chi è che devo mandare? Dopo in mezzo. Cioè Alex. Oh. Perché? Anna, ti è venuto un malore? Che cosa stai dicendo? Sì, abbiamo un problema grosso. Cosa vuoi? La zattera è incagliata fortissimo. È capito, è colpa sua. No. Ma come è colpa mia? È colpa di una gigantesca lastra di ghiaccio. Ma che cazzo stai dicendo? Ghiaccio? Guarda qui! Ma questo ti ha fatto rimbambire però un po' troppo, Anna, Ma guarda! Alex, come c'è funziono? Il polo nord qua. Ma come c'è il polo nord? I pinguini! Dai zitto. Io non c'avevo un problema. Alex, vedi di togliere tutta la striscia di legno. Devi rimanere isolato. Ma è tantissima striscia. Porca miseria, ma qui c'è una. Oh mio Dio. Ma qui servono gli indumenti invernosi, perché. Oppure di mangiare un casino per tenere la ciccia bella fresca. Sì, ma scusa, mangia. Ma l'isola è nel ghiaccio? Eh sì, l'isola finale è nel ghiaccio. Tu lo sapevi, Alex, che è in mezzo no. ai ghiacci? È proprio così. Sì, posso ma qui. A vedere? No. Ti prego. No! Per favore! No! Vai! No! Vabbè! Lurido, ma quanti metri siamo? Perché, cioè, non vorrei che ci dobbiamo fare una spedizione a pedania in mezzo ai ghiacci no, infernali. No, si possono evitare le lastre di ghiaccio, solo che la nostra zattera è un po' ingombrante. Aspetta, Allora, siamo a 600 metri, effettivamente. Schiavo? Ma come sto a togliere la legna? Non posso venire là aspetta adesso. Che ti guardo. Continua a sbrigati, eccomi. Lavora in fretta, lurido. Più in fretta, ti dico, sbrigati! No, non è giusto! Forza! Dai, fammi entrare! Detto! Lavora! Sei lento! Sei non troppo dirò. Lento, sei stupido! Non mi metterò mai più, non mi metterò mai più, la prego! Forza! Sbrigati, ti comando, forza! Guarda, guarda, sto facendo il più fretta possibile! Hai ancora una striscia lunghissima dietro di te, sei un lurido! Ah, che schifo. Anna, proviamo a manovrare, cosa dici? Io ho cercato di invertire i motori, ma non vanno. Perché li devi... Stai ferma, li inverto io dalla mia postazione di comando, l'ho Anna. L'ho fatto, è da lì. Anna, hai toccato la mia postazione di comando. Oh, l'altra volta non l'ho fatto e ti sei arrabbiato. Adesso l'ho fatto e ti sei arrabbiato. Oh, sono stata... Alex, fa posto su quella pedania, va. Vieni, vieni, c'è posto Anna, per tutto. No, Alex, no. Alex, cosa hai fatto? No, no, no. Cosa hai fatto? Ho risposto ad Anna. Sono veramente un beo. È colpa mia che gli ho fatto una domanda. Alex, cosa ti sei permesso di fare? No, Lion, non volevo, te lo giuro. Sono qua giù, il mio cervello si è imbambolato. Comunque i motori in teoria vanno, ma non sta andando più. Forse Lion, è ancora giù. Forse non c'è la benza nei motori? E là ancora è giù. Chi l'ha tirata giù? Io no. Chi forse l'ha si è tirata giù da sola quando abbiamo sbattuto. Non credo proprio che sia avvenuto questo. Io l'ho tirata giù, lo Alex, giuro, sei lo stato giuro. Tu? No, lo giuro! Alex, lo giuro. La colpa ricadrà su di te come una spada! Ma guardi dove sono! La prego! Mi faccia rientrare! Allora, Anna. Neanche vedo! Giriamo un manovra. Po'. Manovra!
Fallo te, non so capace. Sì. Così va bene? Rigira i motori però, rimandali avanti. Sì signore, fatto. Vai, 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 va bene così, guidami. Dovrebbe andare bene, sì signore. Dritto? Guida, vai tu al timone, io ti dico dove girare. Vai al timone, vai al timone, vai al timone. Sì, vai. Signore, allora. vado. Sì, andiamo bene, Alex vieni anche tu, dai, ti perdono. Non arriverò mai signore, però Alex, ci provo, anda a girare, grazie. A sinistra, a sinistra. Sì signore. Piano, poco, troppo, troppo, rigira tutto a destra, tutto a destra, sei stupida. Vai. Dritta così, dritta, 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 vai. Perfetto. Dobbiamo bypassare un sacco di... No, ma non ci passiamo, siamo troppo grandi, ragazzi, Madonna, ma perché hanno ingrippato quest'isola qua in mezzo ai ghiacci? Anna, tutto a sinistra, gira! Arrivo! Aspetta! Perché te ne sei andata dal timone? Che ne so, hai detto che era posto. Perché te ne sei andata dal timone? Non sono abituata. Ferma, dritta così, dritta! Dritto! Dritta. Dov'è quel lurido di Alex? Sto arrivando a nuoto. Ancora? Ancora, sì, stai, sì, arrivando? Ancora? Sto pure morendo. Arrivo, ancora arrivo, stai arrivando? Chiedo perdono, c'ho le gambine stupide e grasse, non riesco a pedalare veloce. A nuotare, no? A pedalare. A nuotare, sì. Anna, non passiamo? No. Gira poco, no? Poco a destra, poco poco a destra. Sì, signore. Siamo incagliati, Capitano, ma non è che tocca già a piedi? Secondo me pure. Non è possibile. Oppure dovremmo snellire la zattera, però non possiamo certamente tagliare le bellezze che io ho costruito. Anna, gira a destra! Ma ho detto poco a poco, io ho girato poco a poco! Gira! Insomma, Siamo tutti incagliati! Non va, Non va! Non va! Siamo fermi! C'è da snellire! No, non si può snellire. Cioè, potrei tagliare qua, però è un peccato, No, no, non possiamo tagliare. No, no, capitano, lo prego! Capito, ma se non ci passiamo, dobbiamo andare a piedi? Che facciamo? Tagliamo la zattera? Ragazzi, qualcosa bisognerà fare. Se vogliamo procedere qua, ragazzi, abbiamo bisogno di voi. Allora, facciamo così. Dateci voi la dritta giusta. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo segare la zattera per accorciarla e passare. No, ci dobbiamo inventare qualcosa adesso. Ma quello si è messo a bonfocchiarmi nelle orecchie. Non volevo bonfocchiare, sono veramente un imbecille. Le chiedo perdono in ginocchio, guardi qua, in ginocchio. Non fai andare a piedi sul ghiaccio finché non trova un muro su cui sbattere la testa. Ma cosa stai mangiando, una pietra? Esatto, la stavo leccando più che altro. Stupido, demente, lurido, idiota che non sei altro. Ragazzi, io non so cosa fare più di così. E qui non si può procedere se stiamo fermi, Anna. Dobbiamo fare qualcosa. Dobbiamo trovare il ho capito cosa dobbiamo fare. Vedi, i motori di lato si spostano in avanti, in modo che si snellisce tutto questo lato di qua. La vuoi fare lunga, praticamente. Per forza. Ma bastava staccare un pezzettino, però. Cioè, si passava, bastava accorciare. Ma guarda, si mette il motore qua, di fianco a quest'altro qua. Vedi, si sfrutta questo posto vuoto qua. Potremmo anche andare in avanscoperta, venite con me, guardate, sono da questa parte. No, ma è molto lontano, capitano, molto lontano. Ma no, guarda, già all'orizzonte io vedo delle cose, di là. Col mio binocolo vedo ancora meglio. Il ghiaccio è molto freddo. È freddo, ci sono i cappottini? Te lo dico subito. Qualche vestito forse ce l'abbiamo, però, che possiamo mettere. Abbiamo uno zaino, se ti fa piacere averlo, non so, magari. Quello poi... ce l'abbiamo già. Allora, da vestire non abbiamo niente di niente. E a me scoccia spaccare la zattera, mi scoccia parecchio. Cioè, se lo facciamo, ragazzi, in un attimo passiamo, siamo dall'altra parte, però. Vabbè, andiamo a piedi a questo punto. Ma mi sa che c'hai ragione, È parecchio lunga. È lontana, È parecchio lontana, ragazzi. Si intravede. Vabbè, ce l'abbiamo da mangiare noi, no? Sì, per chi deve mangiare ce l'abbiamo da mangiare, cioè, tanto... Oh, e se facciamo una zattera più piccola? Non si può fare questo. Non si può fare. È tutta una attaccata, purtroppo non si può fare. Alex, hai risposto di nuovo ad Anna? Ma capitano, ma lo sai che sto veramente un beota oggi? Ma io, è incredibile. Ma veramente? Non mi spiego. Vado a sbattere la testa sotto il ghiaccio. Ma guarda, è veramente strano che tu oggi sei così stupido che io ti devo quasi ti devo proprio lasciare indietro, mi sa. No, ti dico. Prego. Sarebbe veramente giusto? Aspetta, mi sa che qua però... No. No, con uno slancio si fa. Sarebbe veramente giusto se questa serie la finissimo con Stregatto invece che con te. No! Non puoi farlo. E perché? Come no? Poi a Stregatto darai del cibo? Sì, certo. Quindi morirai di fame. No, ce l'abbiamo. Anzi, ridammi un po' quei manghi di prima. Eccoli. Poi io pesco, quindi abbiamo pesce in abbondanza. Ah, voglia. Guarda che belle palle di neve. Comunque,
Mai che mi sarei aspettato che Raft andasse a finire sui ghiacci. E questa è la prima volta che vediamo questa zona, perché nelle altre volte che noi abbiamo giocato non siamo arrivati mai fin qui. Noi ci siamo scocciati dei parkour precedenti, invece questa volta con tenacia siamo arrivati fino alla fine. Però io vi dico anche un'altra cosa: su quest'isola con la zattera non ci puoi mica arrivare. No, è impossibile. È impossibile. Quindi secondo me l'unico modo alla fine è scendere davvero e proseguire a piedi. Come stiamo facendo noi? Ma secondo te ci sono degli animali tipo gli orsi polari? Oh, ma i guarda pinguini, qua, i pinguini. Raga. Ma che roba è? Ma che figata! Questa è una città in mezzo ai ghiacci, meravigliosa tra l'altro, che qualcuno è riuscito a costruire per sopravvivere alla, no, all'acqua che saliva. Ma c'è del cibo dentro! Non per te. Dai, proviamo non a per vedere. Te, non c'è niente per te, è inutile. Una casina. No, non c'è niente. Ah, vedi, ci sono delle pulsantiere, però mi no, sa no, che qua non si entra. Non via, si via. Può entrare in queste casette stupide. Forse ma questa... nessuna? Ma magari in qualcuna si può entrare, oh, per forza, In questa mia grossa! Allora, qua bisogna collegare, c'è un cavo elettrico da collegare, Quindi probabilmente bisogna ridare potere al villaggio. E così si aprono le porte! Magari di alcune delle case, potrebbe essere. Non di tutte, però. Questo? Anche qui, infatti, è vero. Bisogna attaccare il cavo elettrico per far aprire le porte. Va bene, abbiamo una missione per la prossima volta, direi. Ma Alex, ma questa è l'isola finale definitiva? Effettivamente, se le devo dire la verità, certo, sì. Non lo è. Non lo è, cioè, ce n'è un'altra dopo di questa. No, ce n'è un'altra. E come si chiama? Questa è Temperance, se non ho capito male. Sì, hai ragione, si chiama Utopia l'ultima. Utopia è l'ultima, ragazzi. Utopia vuol dire tipo un sogno irrealizzabile. Potrebbe essere che è realtà, però. Fermiamoci per adesso, aspetto voi per sapere se dobbiamo smodificare la zattera per portarla più vicina. Ma mi sembra che a questo punto c'è poco da fare. Per oggi però, Lion out! Ciao!